ti do il benvenuto, Marco, sulle frequenze di Radio Sound. Buona domenica. Ciao a tutti, grazie mille del benvenuto. Ecco Marco, un successo diverso, no, rispetto alle gare a cui siete abituati. Sì, diciamo che è stata un po', ci ha colto un po' di sorpresa l'inizio della squadra di Olginate. Sapevamo che avevano tre giocatori importanti come Giannini, Negri e Bloise. Bloise che ha fatto secondo me una gran partita, ha iniziato molto forte e ha portato avanti l'anima della squadra per tutti i 40 minuti. E siamo, come ti ho detto prima, siamo stati sorpresi dal loro inizio fino a metà partita. Siamo rientrati secondo me con la faccia giusta nella ripresa, abbiamo alzato l'intensità difensiva e siamo riusciti a risarcire il break che ci avevano dato nel primo tempo. Non abbiamo segnato moltissimo nella partita di ieri, non abbiamo trovato il ritmo in attacco che di solito abbiamo, però secondo me c'è stata una reazione sotto il punto di vista difensivo, e quella secondo me è stata una cosa veramente molto importante, una reazione veramente molto importante di squadra. Ecco Marco, tu sei play, adesso devo fare il play anch'io e dare una bella palla al nostro Pippo Vardelli che ieri ha assistito alla partita. Qualche domanda per te, intanto buona domenica Pippo. Buona domenica a te Cross, ciao Marco, ti chiedo cos'è cambiato a livello difensivo tra primo e secondo tempo, perché avete concesso 42 punti nel primo e 22 nel secondo, c'era una sorta di energia diversa nella vostra squadra nel secondo tempo. Cosa vi ha detto coach Campanella per permettere a questa energia di entrare in campo? Ma non ci ha detto niente di che, anche perché siamo una squadra che non va stimolata, ma sappiamo, ognuno di noi sa il percorso che dobbiamo fare da qui alla fine dell'anno per raggiungere certi obiettivi. Ci siamo posti degli obiettivi settimanali su piccoli dettagli in cui dobbiamo lavorare settimanalmente, e sicuramente nella ripresa sono stati rispolverati dal coach e noi siamo stati in grado di trovare quella cattiveria giusta e quella parte agonistica che ci mancava nel primo tempo, secondo me quella cattiveria che serviva per imporsi al loro gioco, ecco, e quindi abbiamo tirato quello fuori, il necessario che serviva per dare una direzione alla partita, ecco. A livello fisico come stai, visto che hai saltato tre partite consecutive, sei rientrato nel giorno dell'Epifania, da quella di ieri era la tua seconda partita consecutiva, come procede il tuo recupero, visto che anche il coach dal punto di vista del minutaggio ti sta gestendo? Sì, la partita dell'Epifania mi ha gestito un pochino di più, anche perché venivo da un infortunio, da una ricaduta, e quindi è stato digestito nel migliore dei modi da parte della società. Però io sto bene, devo trovare il ritmo partita necessario per entrare al 100%, però questo servirà partite e minuti da giocare, non è che viene dall'oggi al domani, però sto lavorando per rimettermi un po' in carreggiata e arrivare a livello degli altri compagni, ecco. Ti faccio l'ultima prima di cedere la parola ad Amorini. Finora praticamente avete visto tutte le squadre, perché settimana prossima finirà il girone d'andata. Se dovessi fare un bilancio, secondo te qual è la più pericolosa, oppure quella che vi può dare più fastidio nella lotta al vertice in questo mini girone B2? Ma sicuramente senza dubbio la partita che abbiamo perso a Vigevano, la squadra che ci può dare fastidio è Vigevano stessa. Ho un argomento già affrontato in settimana, già affrontato con i compagni, con il coach, abbiamo fatto riunioni sulla partita di Vigevano e stiamo lavorando sotto il punto di vista mentale, soprattutto tecnico, per affrontare al meglio quando poi verranno a giocare da noi. È una partita che comunque ci è rimasta di traverso. Prima delle feste non abbiamo giocato la nostra miglior partita, abbiamo avuto dei cali di attenzione all'interno della partita, e su quelli dobbiamo sicuramente lavorare. Ci sono tanti margini di miglioramento che questa squadra può fare. Siamo all'inizio, anche seppur essendo gennaio, però siamo all'inizio, sappiamo che è un campionato strano, però io per la squadra si è in grado di fare veramente un'ottima stagione, e quindi abbiamo veramente ancora tanto da dimostrare, e tanto da dimostrare a noi stessi soprattutto.
Ecco Marco, ciao, sono Amorini, intervengo io adesso, fate la domanda più cattiva, ma perché un giocatore con le tue qualità ha fatto così poca a due? Ma il primo anno che ho provato è stato l'anno scorso, ho provato, sai, poi quando sali di livello ti devi trovare anche, devi avere la fortuna di trovarti nell'ambiente giusto, nel tuo spazio giusto e riuscire a guadagnarti dei minuti. Purtroppo l'anno scorso, ecco, ci sono riuscito in parte, poi magari persone intorno a me non mi hanno dato la fiducia per continuare questo percorso che ho inseguito, ecco, in tutti questi anni. Non ho nessun rammarico, ho fatto tutto quello che potevo, magari potevo avere qualche possibilità in più, però ora penso a Piacenza, penso a fare questa stagione nel migliore dei modi e a raggiungere degli obiettivi che ci siamo posti poi all'inizio della stagione. A Piacenza è una città dove sto veramente molto bene, mi trovo molto bene con i compagni, molto bene con il coach, e quindi ecco, sto lavorando in un ambiente veramente sereno dove si respira pallacanestro e per me è veramente una cosa importante, ecco. Beh, noi ti auguriamo di viverla con la Becker da due, per rispondere anche anch'io, sarebbe un bel sogno.